benvenuti in questo nuovo video. Lo spero vi sentirete perché purtroppo il telefonino. Grazie cani. Il telefonino un po' lontano. Ovviamente posso. No, sto morendo di caldo. Io inizio il video sempre spogliandomi. Perché la finestra è aperta, ma oggi fa veramente caldissimo. Questo video è stato girato a febbraio in un giorno molto caldo. Cioè fine febbraio, sì, fine febbraio, in un giorno in cui c'erano quasi 20 gradi. Comunque, procediamo con il video. Allora, sono andata al Lingotto, ex Auto Gallery di Torino, non so se lo conoscete, ma comunque è un centro commerciale. E ho fatto gli acquisti, ho detto perché non fare un video acquisti? Ovviamente purtroppo non so per il prezzo di tutto, per, di tutte le cose, perché purtroppo alcuni scontri mi sono andati bagnati nello zaino che avevo. Sì, perché quelle cose ho messe nello zaino per, diciamo, comodità e alcuni scontrini si sono tutti bagnati. Procediamo allora comunque. Ci tengo a precisare che ho pagato tutto con la carta, non mi giudicate perché ho ottenuto il cashback e quindi ho pagato tutto con la carta. Allora, iniziamo da dove inizio? Allora, la cosa più semplice, da Kiko. Allora, ho fatto uno, in teoria volevo fare un ordine online da Kiko. Però alcune cose, però mi scocciava il fatto di dover spendere 25 euro per avere 10% di sconto e avere la spedizione gratuita, per carità, bellissime le cose, però sinceramente sono andata in negozio tutto così almeno vedo le cose. Meno male, perché lo stick che volevo prendere per le occhiaie faceva cacare, era piccolo così, cioè piccolo così 6 euro, stiamo scherzando, no. Il tonico invece sono rimasta molto contenta che è quello che ho comprato. Adesso ve lo faccio vedere. L'altra cosa che volevo comprare era un lucido labbra, che purtroppo è un esclusivo online. Infatti non c'era, ce n'era un altro simile, ma costava tipo 4 volte, 3 volte tanto, non ha senso, perché quello che ho visto online costava 2 euro qualcosa e l'altro costava 6 euro. O il minore costava 4 euro, ma era solo trasparente. Io ne volevo uno che fosse idratante, ma che fosse anche un minimo colorato. Però comunque, lascio perdere. Comunque, vediamo cosa compra, facciamo prima. Allora, Kiko, che poi c'è anche un'altra cosa in più che non c'entra nulla, l'ho messa qua dentro per comodità, vado a vedere dopo. Ma da Kiko ho preso questo qua, che è il tonico, che dalle recensioni sembra molto buono, si chiama Sebo Balance Toner. Purtroppo tra la mascherina, come potete notare, guarda che quanto è bello qua, purtroppo sudando qua sopra, che poi la pelle da qua a qua, cioè, non è proprio... diciamo solo con i brufoli o punti neri, è anche secca, quindi questo qua mi piaceva perché è con estratti di cetriolete verde praticamente per pelle da mista grassa, praticamente tonico purificante opacizzante, che però mi hanno detto praticamente che comunque lascia la pelle bla 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 bla, che lascia idrata e lenisce, quindi in teoria va bene per la mia pelle, perché io purtroppo usando alcuni tipi di tonici ho saputo che ultimamente sto usando gli scrub viso e detergenti, cosa succede? La pelle mi disintegra, mi vengono ancora più bolle, tocco con i brufoli mi vengono le bolle, infatti di qua vedete, se vedete non ho quasi nulla, però qua se tocco sento che ho tipo delle bollicine, perché purtroppo non funziona quello che ho comprato, perché la mia pelle purtroppo è secca. Cioè, è sia grassa che secca, una cosa, come i miei capelli, insomma. Se vedete qua, sembrano lucidi, ma poi sono secchi come la paglia. Comunque, è abbastanza grande, appunto, come potete vedere. Cioè, è grandicello, no, lo proverò ad usare, vediamo come mi trovo. Chissà com'è l'odore. Non ho sentito perché c'era la placca, ma di sicurezza. Sicuro. Farò poi una recensione di come mi trovo. Questo qua l'ho pagato, se non sbaglio, 5 euro qualcosa, non so precisamente perché lo scontrino è andato perso. Comunque 5,50 euro, se non sbaglio, su 5-6 euro, insomma. Comunque, è scontato. Mettiamolo nella bustina. Io non c'ho appunto, non c'è. Altra cosa che ho comprato, questa è già tutta l'etichetta perché volevo usarla. Non mi giudicate per quanto costa, vi prego, perché allora c'è una storia dietro a questa spazzola. Io ho comprato due spazzole l'anno scorso. Quest'anno no, l'anno scorso una mi si è disintegrata e l'altra si è piegata, cioè ci sono piegate le queste cose qua, setole, perché me l'hanno rifilata dicendo che era prova di phon, non era vero. Allora ho preso questa qua, questa a parte il fatto che c'è 100% naturale con peli di cinghiale, tutto il resto è certificata, tutto, buttato tutto perché sono deficiente, è presa da DM, la trovate, costa sui 16 euro, sì,
cosa spazzola costa 16 euro, però vi posso assicurare che c'era uguale anche in altri negozi, costava di più oppure c'era più schifo. Quindi questa qua fa tutto quello che serve a me. Esatto, c'è pure la cheratina, addirittura devo lavarla con lo shampoo. Poi vi dirò come mi trovo anche con questa. Però per ora mi sembra un odore un po' strano, però è buono. Mi piace un casino come è fatta. Ci serve per sciogliere i nodi, essendo che appunto queste setole particolari, a parte che va pulita in una maniera particolare, ripeto. Però diciamo che si è pure firmata dal Matema dell'Italia, c'è pure il tag sulla spazzola. La marca no, è illeggibile, si chiama tipo Janet Cash, non lo so. Comunque è una marca comunque conosciuta di spazzole. L'ho presa appunto perché l'ho trovata online. Cioè l'ho trovata online, ho trovato le spazzole online che me ne parlavano molto bene, ma per ordinarla bisogna acquistare altre cose per i capelli, non c'ho neanche lì. Quindi l'ho comprata in negozio. E niente, speriamo che sia buona, visto che l'ho pagata a casa. E poi vi farò sapere come mi trovo con questa spazzola. Scioglie i nodi, ha la cheratina, quindi li rende anche più lucenti, più morbidi, serve per fare lo styling con il phon, fa anche il caffè con quello che costa. E appunto, se dicevo qualcosa viene purtroppo, però volevo una spazzola che mi durasse. L'ultima che avevo comprato mi è durata 3 anni e l'avevo pagata quasi 20 euro. E mi è, dopo un po', praticamente, era va perso tutte queste cose qua. Però qua è durata tanto. Poi l'ho cambiata con quella che ho in bagno, che ha tutti i dentini spezzati, fa comunque il suo lavoro. Infatti le alterne, questa qua la userò col phon, l'altra no. E quando andrò in piscina mi porterò l'altra. Cioè in estate, non mi porterò mai questa qua dietro, questo cazzo, mi porto la spazzola da 16 euro dietro. Andiamo avanti, poi nessuno la toccherà mai. Poi DM questo, DM purtroppo non avevo la busta, l'ho arrotolata nelle pliane che ho dato mia madre. Allora, mi ricordo il prezzo perché quello che costa. Allora, poi altro negozio che sono andata si chiama ODS Store, oppure Old Store, che è questo qua. È un negozio che c'è anche a Mondo Juve a Torino, e adesso l'hanno aperto anche all'Otto Gallery, il Lingotto, che vende cose tutte dolci, ma adesso c'è anche il salato. Allora, queste penso che tutti le conosciate, le macchinette delle scuole, le croccantelle. So che fanno male alla salute, però è giusto per avere qualcosa da mangiare di salato, molto salato. Sono 8 confezioni di croccantelle al prosciutto crudo, che non sono di prosciutto crudo, sono solo di sale, però sono buone e costano 1 euro. 1 euro, ragazzi, 1 euro. Tanto devi avere anche lo scontrino, spero. Sì. Ah no, questo qua è, sì, è di questo qua. Allora, queste qua costano croccantelle al prosciutto bla bla bla. Ah, scusate, vengono 1,89 euro. Però sono buone. Perché la pizza mi la usavano. Quindi ho detto 1,89 euro, scusami, come vuole 2 euro. Poi c'è scritto 1 euro. Ma va bene lo stesso. Allora, poi mi sono presa lo sciuco per fare colazione. Il mio waffle gigante. Che viene 99 centesimi, se non erro. Waffle, 99 centesimi. Il mio waffle, che lo mangerò col miele, lo so. Lo sciroppo. Dacela questa 6 euro a fiasca. Poi questi qua, ragazzi, dovete provarli. Sono dei biscotti americani con, guardate, sono dei fili rossi e scaglie di cioccolato bianco. Il cioccolato bianco non si sente un cazzo, lo dico già, però sono fantastici. Io me ne mangio tipo proprio uno perché sono enormi. E questi qua esistevano enormi nella macchinetta sempre della scuola. Io per quello compravo sempre queste cose. Ecco perché sono diventata grassa. Non imitate. Comunque sono buonissimi. Questi qua vengono, se non erro, 1 euro qualcosa, se non sbaglio. Cookie mirtilli rossi, 1,69 euro. Però adesso ci sono i biscotti, ci sono dentro, lo scopriremo. Ci sono, non si sa. Allora, contando che ce ne sono 4 file, 4 meno 3, beh, ce ne sono un po'. Non mi è dato sapere quanti biscotti ci sono qua dentro. Vabbè, comunque ce ne sono. Praticamente gli ingredienti sono zucchero, farina di grano, olio vegetale, uvetta, cranberries, farina d'avena, latte intero in polvere, la marcia puro di cacao, mela secca, sciopero di latte schiumato in polvere, sale ribes, amido di mais, polvere di succo di limone essiccato, caramello, sapore naturale. Interessante. Biscotto con cioccolato bianco al 20% e cranberries all'8%. Io vi devo dire che sinceramente il cioccolato bianco non sento niente, però va bene lo stesso.
mi piacciono perché comunque sono croccanti. E non sono molli. Ho fatto uno scontrino. Ah, è Kiko. 5,59 euro ho pagato il tonico. Gli scontrini siano gli unici di tutti i tonici. DM non sono proprio dove si è finito lo scontrino. Sera del Deplian. Non ne ho idea. Ah sì, è finito con quelli bagnati. Ah, dimenticavo. Super chupa chupa. Che poi ve lo assaggerò. Alla super fragola. Questo l'ho pagato per 99 centesimi. E la mia hanno fatto pagare con la busta di 10 centesimi che si è pure bucata. E ho speso in totale 5,66 euro. Ho arrivato con i 5 euro. Li mettiamo tutto nella busta. A parte il chupa chupa come andavo qui. Perché questa sarà tutta la mia colazione futura, presente, passate. Ok, poi avrei finito qui, devo solo fare un po' di spazio, se devo metterlo in cucina perché non lo tengo in camera. Allora, il tonico lo lasciamo qua, questa è pulita, la possiamo mettere qua. Il tonico ovviamente andrà in bagno, anche questo andrà in bagno. Poi questo è la cosa speciale, ragazzi, tanto questo deve uscire prima che avete finito di fare il sondaggio. Grazie campane. Vi faccio vedere solo la marca. Scarpe, papà. Scarpe, sì, perché io, amico, quando trovo le offerte, mi prendo le scarpe. Sono fantastico, vi faccio vedere. Guardate quanto sono belle. Proprio l'idea? Sì. Queste sono le mie scarpe estive, guardate come sono belle. Sono un 39, stranamente. Guardate, vi faccio vedere nei piedi, non ci voglia. Sono altissime, sono comode e stranamente sono un 39. Ho portato il cucciolo, cioè 40 e il 39, gli unici due numeri rimasti, cioè i miei. Io porto tra il 39 e il 40. Sono perfetto, guarda come sono belle. Sicuramente c'è anche un'altra, che è quella che ho provato, infatti più schiacciata. Poi le metterò, ovviamente le metterò da parte, perché ne ho preso anche un altro paio che è uscito in un altro video. Sono quelle che userò poi in estate. Ovviamente adesso non me le metto perché poi queste qua, vedete come sono belle bianche. E queste qua, tanto ho una canottiera che ci potrò abbinare. E guardate, c'è anche la targhettina con il prezzo. Se riesco, io l'unico problema è che non riesco mai a mettere le scarpe a posto. Facciamo così. Con i lacci. Cioè, almeno ce la posso fare. Hanno cercato di rifilarmi i lacci, ma io non li ho voluti. Anche perché io ho tantissimi lacci, sono onesta. Non è che ho detto una balla, ho tantissimi lacci. Però non li uso mai. A mucchine? Perché sono pulite, però si sa mai che la vita. Anche perché me le sono provate io. Quindi, comunque. I lacci ne ho veramente tantissimi e quindi ho detto no, anche perché costavano 6 euro, questo qua l'ho pagato 20 euro. 20 euro praticamente. Erano scontate già un bel po', perché costavano 25 euro prima, quando c'erano ancora i numeri disponibili, e il prezzo di partenza era di 80 euro, anche perché le avevo viste già a questo tipo, infatti costavano care. E c'era solo più il 39 e il 40 che era scritto anche dietro. Ho fatto 40 perché la mia taglia classica è il 40, ma erano larghissime. Allora ho detto vabbè, ho detto ultimo da me il 39, se proprio il 39 è, invece il 39 è giusto. Cioè mi dico la Jessica, la voglio comoda, ma non che mi parte il piede. E non la prendo nemmeno giusta, perché ho scoperto come fa venire le vesciche nel tallone, non è tanto bello. Infatti alcune ho dovuto venderle o regalarle, ma perché purtroppo mi stavano strette. Però appunto 39 ho voluto provarlo perché ho detto, di solito porto il 40 io a disca per la ginnastica, però come modello, infatti bisogna sempre provare le scarpe. Ho anche lo scontrino da qualche parte, non so dove, forse era quello che mi è morto nello zaino, o no, forse nel sacchetto, nel sacchetto, che questo negozio è sempre al Lingotto, si chiama JD Sports, è un negozio sportivo. Ho visto delle scarpe scontate, ho detto ma sì, entriamoci, vediamo com'è. Le ho viste ed erano lì, ho visto che c'erano tutte delle scarpe scontate da donna. Stranamente io vado sempre nel reparto uomo, non sono sicura che siano da donna, però per lo stesso. Sì, perché c'erano vicino delle Adidas uguali alle mie rosa, quindi penso che sia il reparto donna. Comunque, ho visto che c'erano queste scarpe, ho detto no, adesso provo a vedere se c'è la mia taglia. In teoria la taglia che c'era scritta era appunto il 39, ho detto al tipo se c'era anche il 40, perché il tipo è arrivato proprio lì lusso lusso per dirmi che c'era anche il 40. Ho detto fammi provare il 40, non mi andava, è troppo largo. E per fortuna che c'era quello in esposizione, che era il 39, che poi tanto anche se in esposizione con le scarpe, cioè non è che tanto, quindi se la provano su. E niente, mi sono presa queste bellissime scarpe. Adesso poi in un altro paio alterno, sono molto, quest'anno sono molto colorate, perché io alterno ormai in prima, diciamo che
primavera, insomma, in autunno, inverno sono più scura. Mentre invece come vestiti dico. Invece ultimamente in estate sono più colorata. Perfino il mio zaino è colorato. Infatti andrà benissimo con le scarpe perché è blu. Anche se suderò come non so che cosa. Infatti ho fatto anche l'altro giorno il cambio già di, non dico d'armadio, però ho tirato giù dal, sì, dal letto, tirato giù dall'armadio. Borse, zaine, cose perché ogni tanto mi trovo scomoda anche perché vado in moto con mio padre, adesso che c'è il bel tempo. Andare in giro con la borsa è terrificante. Anche perché ho le borse molto grandi, mi trovo meglio con gli zaini intanto anche per la schiena. Anche se comunque mi schiena mi viene lo stesso. E niente, terminano qui i miei acquisti, perché poi non ho preso nient'altro, ho preso nient'altro. Tutto il resto ho pagato in contanti, tipo caffè, queste cose qua, ovviamente. Però non ho preso nient'altro. Volevo prendermi una camicia, però faceva schifo. 20 euro per una camicia non li spenderò mai. Ho speso 20 euro per le scarpe. Quindi, diciamo che da un po' di giorni che non compravo niente e per non mi fido sempre a comprare tutto online, sono sincera. Vi farò sapere poi man mano come mi trovo. Questo video è durato abbastanza, io vi saluto e vado a sistemare tutta la roba.